Allora, oggi parliamo di un argomento facile facile, talmente facile che non c'è neanche bisogno della moto, non l'ho neanche tirata fuori dal garage. Io sono Daniele, oggi parliamo del freno motore. Lo abbiamo già accennato in un video precedente, poi vi metterò il link di tutti questi videocorsi in descrizione o qua in alto, insomma, vediamo dove esce. A cosa serve il freno motore? Il freno motore serve ad aumentare la capacità della nostra frenata. Che cosa intendo? Quando noi andremo a rilasciare il gas o addirittura a frenare, useremo il freno motore per aumentare la potenza della frenata. Andiamo per gradi. Come funziona? Che cosa devo fare io per usare il freno motore? È semplicissimo. A gas chiuso, pelo la frizione e scalo di una marcia. Rilasciando la frizione, i giri si alzeranno, quindi il motore creerà una resistenza e andrà quindi a rallentare ancora di più. Possiamo utilizzarlo solo al rilascio del gas oppure aggiungendo la frenata. Il meccanismo, come avete capito, è semplicissimo. Per i neofiti, mi raccomando, imparate fin da subito a utilizzare il freno motore, perché in caso di emergenza vi verrà automatico scalare e lasciare la frizione. Diventerà un automatismo. Utilizzatelo subito, anche quando state rallentando per avvicinarvi a uno stop. Mi raccomando, frizione, scalate di una marcia e lasciate la frizione e iniziate a sentire come si comporta la vostra moto. Una precisazione. Non scalate due marce contemporaneamente. Questo perché, innanzitutto, teniamo troppo schiacciata la frizione, quindi la moto procederà per inerzia e questo non va bene. Facciamolo una marcia per volta. Il secondo motivo per il quale non dobbiamo scalare due marce per volta è perché al rilascio della frizione i giri saliranno troppo velocemente, andando a scomporre l'assetto della moto. Addirittura potrebbero bloccare la ruota o farla slittare. E questo non deve accadere. In linea di massima, non esiste un momento dove non serve usare il freno motore, oppure a volte è necessario usare il freno motore. In linea di massima, usare il freno motore è buona norma e regola. Avremo sempre la marcia pronta e avremo sempre una frenata corretta, composta, graduale e soprattutto controllata. Con un'andatura lenta, tranquilla e rilassata, il freno motore sarà poco efficace. Quando invece andremo un pochettino più veloce o i giri saranno più alti, lì avremo un'efficacia del freno motore notevole. Più i giri sono alti, più il freno motore sarà efficace. Sentiremo proprio il motore frullare ad alti giri e la moto che aggredirà l'asfalto, aggiungendo anche una buona frenata, noteremo quanto sia importante utilizzare il freno motore. Se avete la possibilità di provare, quindi avete uno spazio privato abbastanza lungo dove poter provare, fate questa prova. Mettetevi a velocità costante con tutte le precauzioni del caso, quindi casco, guanti, giubbotto, gomitiere, stivali, tutte le precauzioni. A velocità costante, mettetevi un punto di riferimento e frenate normalmente, freno anteriore e pelate il freno posteriore. Rifate la stessa manovra, ma aggiungendo il freno motore. Vedrete di quanto lo spazio di arresto diminuirà. Ovviamente il freno motore va utilizzato in qualsiasi condizione e con qualsiasi moto, che sia un'endurona, che sia una super sportiva, che sia una moto da cross, su qualsiasi moto, ovviamente con un cambio. Utilizzatelo in qualsiasi condizione atmosferica, che sia estate con un ottimo grip o che sia anche sul bagnato. Vedrete i benefici del freno motore. Ricordiamoci una marcia per volta perché con scarsa aderenza sarà più facile che la ruota posteriore si blocchi o vada a derapare. Questo ovviamente durante la pioggia o con un manto stradale dissestato o addirittura sporco. Quindi mi raccomando, prima di buttarvi a utilizzare il freno motore a qualsiasi velocità, per chi non avesse mai provato o per, ripeto, i neofiti, fate delle prove, mettetevi in proprietà privata,
e fate delle prove. Se non avete la proprietà privata, quando utilizzate la vostra motocicletta per le vostre passeggiate, iniziate piano piano, avvicinandovi a uno stop, a un incrocio, quando vi fermate al semaforo, prima di entrare in curva. Mi raccomando, le velocità devono essere sempre contenute. Rallentate, scalate di una marcia e lasciate la frizione. Vedete che cosa accade. In curva sarà ancora più utile, perché agirà sulla ruota posteriore. Ricordiamo che se agisco sulla ruota posteriore durante una curva, la moto tenderà ad andare all'interno della curva. Quindi mi raccomando, è importantissimo il freno motore, vi aiuterà in tantissimi casi. Anche quando andremo a velocità costante e sto semplicemente decelerando utilizzando solo il gas, non aspettiamo di arrivare al minimo dei giri, ma utilizziamo il freno motore, avremo così sempre la marcia pronta per un'eventuale accelerata repentina. Il discorso freno motore potrebbe anche finire qua per quanto riguarda la teoria. Adesso bisogna fare tutte le pratiche e tutti gli esempi possibili. Ovviamente siamo in quarantena, ancora non posso uscire con la moto, appena sarà possibile faremo tutte le prove. Il discorso freno motore è strettamente legato alla frenata, vi lascerò un link del vecchio video sulla frenata. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, ma soprattutto commentate e raccontatemi le vostre esperienze e come sono andate le vostre prove. Ciao!